Allora, cosa sto facendo in questo momento? Questo è il bozzetto che vi ho fatto vedere in uno dei video precedenti. Notate la squadrettatura con cui sono cioè partito dal bozzetto, praticamente proprio dal bozzetto a colori, poi l'ho ingrandito e qui trovate l'ingrandimento. Parleremo anche della squadrettatura come sistema di ingrandimento. Adesso io sto forando il perimetro di tutti i bordi, praticamente di tutte le figure, di tutte le parti che sono raccontate in questo disegno. Perché faccio questa cosa? Perché poi lo faccio diventare uno spolvero. Perché si chiama spolvero? E adesso vi dico perché questo che è il disegno grande, come sarà il quadro definitivo, lo appoggerò sulla tela e poi passerò con un tampone sporco di carbonella, di carboncino nero, di polvere di graffite, e premendo attraverso questi buchi la polvere passa sulla tela e traccia la tela, riportando il disegno che poi andrò a cominciare a colorare, a rendere il dipinto definitivo vero e proprio. Questa era la tecnica di trasposizione, lo è tuttora, che si usava soprattutto per l'affresco. Per fare la trasposizione dei suoi cartoni e dei suoi disegni, Michelangelo per la Cappella Sistina, per esempio, ha usato questo, ma l'hanno usato tutti, cioè era proprio un sistema con cui si trasferiva i punti principali, quei punti essenziali, salienti, che mi servono poi per ripartire sulla tela con la ridefinizione di tutti i dettagli e poi andare in definitiva con l'olio, partire con l'olio con tutte le parti pittoriche.